torniamo col nostro buongiorno in blu e vi porto a Milano, anzi vi invito a porre l'attenzione su quello che succederà a Milano da domani a sabato prossimo, perché si apre un summit internazionale di rilevanza notevole organizzato dal Global Trade and Innovation Policy Alliance. In particolare a Milano lo sta organizzando ICOM, l'Istituto per la Competitività, e a questo summit parteciperanno 24 think tank provenienti da tutto il mondo, in particolare da Stati Uniti ed Asia, ed è un'occasione per Milano ma per tutta l'Italia, visto che arriveranno in città alcuni dei più importanti esperti internazionali in materia di digitale, tecnologie, innovazione e commercio. Un nome per tutti: Robert Atkinson, presidente di un famosissimo think tank, anche chi non è addetto ai lavori sicuramente lo conosce, ovvero l'ITIF o ITIF, ed è stato consigliere proprio di Barack Obama e ancora prima di Bill Clinton. I temi sul tavolo sono di stringente attualità, perché si parlerà di intelligenza artificiale, si parlerà del nuovo regolamento europeo sulla privacy, quello di cui anche noi ci stiamo occupando in questi giorni, che entrerà in vigore, ve lo ricordo, così colgo anche l'occasione per ricordarlo, il 25 maggio, e si parlerà degli effetti economici su Europa e Italia della decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran. E sappiamo come il business italiano tema conseguenze di questo tipo, e poi non solo, ma anche le altre conseguenze, quelle dei dazi, ovvero della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Grazie per essere con noi a Stefano da Empoli, economista e presidente di ICOM. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno a voi. Direi proprio che è una 4-5 giorni molto molto intensa, non avete lasciato fuori niente dal programma, dal menù. Sì, abbiamo provato a toccare alcuni dei temi principali che riguardano l'innovazione, quindi il futuro di tutti noi, delle principali regioni del mondo e naturalmente dell'Europa e dell'Italia in particolare. Dicevo, tra i tanti aspetti, perlomeno per quanto ci riguarda, o se vuole non perché siano più importanti, ma più in coerenza rispetto anche ai temi che stiamo trattando, c'è la questione degli effetti economici sull'Europa e l'Italia della decisione di Trump di fare un passo indietro rispetto all'accordo del nucleare con l'Iran, se che sappiamo prevede l'introduzione di nuovi provvedimenti, no? Di nuove sanzioni nei confronti dell'Iran, le cosiddette sanzioni di seconda fascia. Quale preoccupazione c'è in questo momento proprio per le ricadute che può avere una decisione di questo tipo? La decisione degli Stati Uniti di tirarsi indietro rispetto all'accordo è particolarmente preoccupante sotto vari punti di vista. Io naturalmente mi occupo soprattutto di quello economico. E pensare che dal punto di vista appunto economico gli scambi commerciali con l'Iran da parte dell'Europa sono triplicati negli ultimi anni e sono ritornati a essere insomma sopra i 20 miliardi di euro l'anno, e di questi 21 circa miliardi di euro l'anno un quarto riguardano l'Italia con l'Iran, insomma, quindi siamo sui 5 miliardi di euro l'anno, quindi chiaramente qualcosa che può avere un impatto piuttosto forte, devo dire soprattutto in prospettiva, proprio perché stiamo parlando di un paese insomma di oltre 80 milioni di abitanti, altamente istruiti e con prospettive di sviluppo importanti. Chiaramente a questo punto l'Europa è di fronte a un dilemma, perché da un lato si rischia, le imprese insomma che commerciano con l'Iran rischiano di perdere di commerciare con gli Stati Uniti, che naturalmente è un mercato più importante. In secondo luogo il ruolo diciamo delle istituzioni finanziarie americane, il ruolo del dollaro come riserva e insomma negli scambi commerciali pone a rischio anche le imprese che non hanno rapporti diretti commerciali con gli Stati Uniti o che comunque siamo pronti diciamo a rinunciare eventualmente ad averli. Ma infatti questo, cioè la domanda no, che ci si pone è se l'Europa e in che misura e se l'Italia in che misura si possono permettere di perdere l'orizzonte di business, quindi quella fetta di mercato che l'Iran rappresenta e che dal 2015 ha sempre più rappresentato. Infatti questo è sicuramente il tema. Tra l'altro l'Italia tradizionalmente uno dei principali, se non il principale partner commerciale dell'Iran,
e quindi chiaramente in gioco c'è molto, però ci troviamo di fronte a due nel difficile dilemma di dover scegliere tra due possibili mali, cioè perdere l'Iran o perdere per le imprese, insomma, che commerciano con l'Iran gli Stati Uniti, quindi insomma la situazione non è delle più facili. L'Europa sicuramente deve capire, insomma, tutta insieme possibilmente per una volta unita come rispondere, insomma, alla decisione americana. E questo è sicuramente un elemento molto delicato che si svilupperà, insomma, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Mi è piaciuto per una volta unita, lì staremo a vedere, perché secondo me poi il nodo è veramente lì. E invece rispetto, Presidente, all'altro fronte, quello dei dazi, quello che ormai è stato mediaticamente rilanciato come la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, quale preoccupazione c'è a livello internazionale, quindi anche dei principali think tank che poi vedremo agire e confrontarsi in queste giornate milanesi? Ma noi crediamo che i dazi danneggino il sistema economico, come peraltro, insomma, lo credono la stragrande maggioranza degli economisti, per due ordini di ragioni. In primo luogo danneggiano i consumatori, che naturalmente hanno più difficoltà ad acquistare o comunque lo possono fare solo a un prezzo più alto beni provenienti dall'estero, ma finiscono paradossalmente per poter danneggiare gli stessi produttori, non solo quelli che ovviamente possono esportare con maggiore difficoltà a causa dei dazi degli altri paesi sui mercati di sbocco, ma perché spesso e volentieri acquistano beni intermedi, insomma, i cosiddetti input da altri paesi, e quindi possono farlo a un prezzo maggiore, a un costo maggiore, con tutti gli aggravi in termini di competitività che possono esserci. Quindi i dazi sono a nostro avviso un male assoluto e pericoloso, insomma, che rischia di avvitare l'intera economia globale, insomma, in un percorso di decrescita, e quindi speriamo, come dire, quantomeno, diciamo, siano provvedimenti circoscritti, insomma, se proprio devono esserci. Se proprio devono. Le rubo un altro minuto, Presidente, per dare uno sguardo a quel 25 maggio, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulla privacy. È lo strumento che finalmente attendevamo? È uno strumento, diciamo così, importante più per il fatto che finalmente l'Europa di questo si dota, però ci sarebbe ancora molto da dire o forse da correggere? Oppure secondo lei è del tutto inadatto rispetto alla situazione? La prospettiva di una visione unica europea sulla privacy credo sia un deciso passo avanti rispetto al passato, e sia utile per tutti, per i cittadini e anche per le imprese. Naturalmente bisognerà vedere l'applicazione dopo il 25 maggio. Sappiamo che per le imprese che dovessero disattendere le norme sono previste sanzioni molto elevate. È importante, diciamo, che il quadro di regole sia un quadro certo e interpretabile, diciamo, il più facilmente possibile da parte di tutti, in particolare, diciamo, delle imprese che hanno relazione con i consumatori, e questo per assicurare, diciamo, una migliore qualità dei servizi, insomma, che vengono offerti sul mercato, naturalmente nel rispetto dei principi generali, diciamo, della privacy. Grazie a Stefano D'Empoli, economista, presidente di COM, l'Istituto per la Competitività, e vi ricordo, da domani a sabato prossimi sarà proprio Milano a ospitare questo importante summit internazionale organizzato dal Global Trade Innovation Policy Alliance. Grazie ancora D'Empoli, buona giornata e a presto. Grazie.